Bella a tutti ragazzi, da Mirko, bentornati su Gameplay Channel, ragazzi, Stranded Deep. Rieccoci qua sulla seconda stagione dedicata a questo fantastico gioco, ragazzi. Ho deciso di iniziare una seconda stagione perché secondo me ne vale davvero la pena, in quanto questo gioco ha avuto degli aggiornamenti veramente fighissimi. Ho visto, era l'ombra di uno squalo? O ho visto male io? Sapete che su sto gioco è veramente facile incontrare squali, anzi sono... Oh, e sali? La nostra più grande preoccupazione. Quindi, allora, siamo su Stranded Deep e vi ho fatto vedere appunto la scena iniziale. Allora, qua ce la portiamo via sta cosa. Ecco, una delle novità è questa, ovvero la possibilità di avere anche delle casse. Ma la cassa io facendo così l'ho persa. Ah no, ce l'ho ancora. Ok, come faccio a mollarla giù? Così, perfetto, perfetto. Così abbiamo preso praticamente la nostra cassa. Abbiamo trovato un fuel tank ottimo, un label maker e della pelle, fantastico, che ci servirà un casino. Come vedete ragazzi, hanno aggiunto un sacco di robe alla pelle. Hanno aggiunto queste gomme che non posso prendere perché le devo tagliare. Guardate qua, una manta bellissima. Che spettacolo. No vabbè ragazzi, sto gioco è veramente, veramente spettacolare. Chiedo scusa se oggi non ho la webcam, però purtroppo ho avuto un problemino col programmino di registrazione che mi sta facendo smadonnare non poco. E quindi niente, questo primo gameplay ragazzi ve lo registro così senza webcam. Poi provvederò dal prossimo gameplay a inserire anche la mia bruttissima faccia. Allora qua stiamo trovando pezzi di qualsiasi cosa e qua non mi pare ci sia più niente. Ok, quindi questo relitto ho deciso di esplorarlo così al volo, dato che ce l'avevamo già qua. E a questo punto abbiamo anche in mano una cassa, anzi in mano sul nostro bel gommone. Abbiamo anche questa cassa perché appunto finalmente abbiamo anche delle casse che ci possiamo portare dietro, come vedete. Quindi io mi piazzo subito la mia cassa qua. Tiè, stai lì, perfetto. Ovviamente nelle casse posso andare anche a mettere gli oggetti. Quindi questo non posso metterlo, va bene, l'abbiamo già riempita in realtà. Allora questo direi che lo mettiamo qua. Perfetto, adesso apriamo il nostro backpack e poggiamo giù anche sta roba qua. Cioè queste robe io le avevo nello zaino. Vabbè, misteri dei videogame. Ok, abbiamo preso una bella mazza. Oh, qua un frutto. Questo ovviamente ce lo prendiamo. Per ritornare a mani nude basta che andiamo sullo zaino e facciamo così. Poi sistemerò anche il volume ragazzi, perché ho idea che sia decisamente alto. Allora, prima cosa che mi servono è delle rocce innanzitutto. Devo avere delle rocce per potermi fare un coltello iniziale. Ok, eccola qua, perfetto. Allora, una, sì, forse. Ok, me la metti via magari meglio. Qua ce n'è un'altra, perfetto. Poi prendiamo anche questo. Qua ce n'è un'altra. Ottimo. Tra l'altro, ragazzi, vi sto parlando appunto degli aggiornamenti, perché hanno inserito anche addirittura il fatto che finalmente possiamo minare con il piccone anche le rocce. Non tutte le rocce. Adesso se trovo... qua perché mi sta laggando così? Non lo so. Se trovo quelle da minare... eccole qua. Queste qua sono quelle minabili. Vedete che viene anche fuori la scritta Minable Resources. Ok. Quindi adesso iniziamo a farci. Intanto col tasto C, come al solito, apriamo il menu di crafting. Vedete che è cambiato decisamente. Questo è il piccone. Poi abbiamo la lancia. Abbiamo la fishing spear, che ci potrà essere molto utile appunto per pescare i pesci. Quella raffinata, martelli. Abbiamo addirittura lo spear gun, una specie di fucile. Fighissimo. Possiamo costruirci le brocche perché hanno inserito la fornace, per cui potremmo farci anche i mattoni. No ragazzi, sto gioco sta diventando veramente, veramente figo. Quindi iniziamo a farci questo tool. Ok, e adesso dobbiamo costruirci un coltello raffinato, ma ci manca la corda. Per prendere la corda, semplicemente dalla yucca, se la trovo, l'avevo vista qua in giro, eccola qua, o anche da questa. Vedete, andiamo a colpirla
come si faceva, e ci dà un pezzettino di fibra che poi naturalmente andremo a trasformare in corda, ovviamente. Quindi direi di farci subito la corda. Ah no, me ne servono 4, cacchio. Pensavo solo 2, invece 4 pezzi di fibra. Ok, tra l'altro ho visto che ci sono anche delle strutture che potremmo trovare in mezzo all'oceano, strutture di ferro, quindi esplorabili. No no ragazzi, mi fa piacere perché, come ho detto già nella prima edizione, nella prima stagione di questo gioco, secondo me merita veramente veramente tanto. Ok, adesso finalmente abbiamo il nostro bel coltello raffinato, quindi possiamo anche andare a tagliare qualche alberello per prenderci un po' di stick e iniziare a costruire, ragazzi, le primissime cose. Ok, allora dammi anche questo, perfetto. Io ne taglierei magari anche un altro, poi ci prendiamo lì quella yucca. Ok, vai, perfetto. Ok, così iniziamo a farci anche la prima ascia. Vai, questo li ha buttati un po' in giro. Dove cavolo sono finiti adesso? No, cacchio, li aveva buttati. Ok, uno è qua. Ho visto che volavano via pezzi di fibra, porcaccia la miseria. E mo valli a recuperare qua, non vedo un cacchio io. Vabbè, senti, tagliamo questo. Vedete che col coltello raffinato, e anche questa è una cosa che è stata molto migliorata nel corso del tempo, migliora anche, diciamo, quanto dobbiamo colpire le varie risorse per poterle minare. Quindi col coltellino di prima, che era solo un pezzo di roccia, dovevamo colpirle, vi ricordate, 4 volte. Con questa basta una volta e boom! La yucca va giù, perfetto. Allora, un paio di frutti anche ce li abbiamo. Gradirei anche magari qualche cocco, se fosse possibile. Eccoli qua, che abbiamo i nostri, le nostre belle noci di cocco. Ottimo, perfetto. Allora, qualcosina già ce l'abbiamo, quindi io direi di costruire intanto sempre dello stoltun. Ah, però mi sa che ho riempito tutto. Sì, ho lo zaino strapieno. Ok, quindi io farei così. Allora, intanto no, voglio andare a mano libera. Senti, allora, buttami giù un attimo questo. Facciamo così. Ok, vai, butta giù tutti. Oddio, questo è volato via. Vai, mettimelo qua. Perfetto. Ok, allora, ridammi ovviamente questo. Ridammi ovviamente questo. E iniziamo, ragazzi, a craftarci un po' di corda per fare la Stone Axe. Me ne manca ancora uno di questi. Però mi manca della roccia ancora. Devo anche fare un campfire come obiettivo, quindi io potrei anche iniziare a farlo. Dov'è che è? Strutture, campfire, perfetto. Me lo metterei sempre qua sulla spiaggia per adesso. Mettiamolo qua, dai, così almeno abbiamo anche... Ok, perfetto. Adesso devo andare a craftare questa roba qua per accenderlo. Dov'è questo qua? Perfetto. Adesso lo vado ovviamente a prendere. Andiamo a fare così. E poi andiamo ad accendere il nostro fuocherello. Guardate qua com'è, i veri Boy Scout, ragazzi, mamma mia. Se ce la facciamo prima di dopodomani, magari mi fai anche una grande cortesia. Ma okay, oh là, ce l'abbiamo fatto, perfetto. Questo lo butti qua, benissimo. Allora, F, abbiamo ovviamente l'orologio, tasto sinistro del mouse, vediamo i vari valori. Ok, che cavolo è successo? Perfetto. E adesso ci dice che dobbiamo killare un granchio. Vabbè, questo lo facciamo. No, ma ce la faccio io con questo? Allora, ma vuoi morire, maledetto granchio? Allora, aspettate. Ci costruiamo una bella lancia. Quindi una spear. Ok, perfetto, che forse è decisamente più indicata. Là. Oh, ma perché non lo uccido io sto cacchio di granchio? Oh, alleluia. Perfetto.
Quindi adesso lo prendiamo. No, io lo voglio. Ok, come cavolo faccio a... oddio. Ma levami sto cacchio di granchio. No, non so perché non me lo fa levare. Lo sto. Oh. Ma allora probabilmente era il granchio che mi sa che era buggato. Ah, perché c'ho lo zaino pieno, ecco perché non me lo leva, vaffanbagno. Ok, no, non era buggato, sono io che sono pirla. Va bene, allora, butta giù questo, prendi questa e non me lo togli neanche così. Oh, adesso sì. Ok, finalmente mi ha preso il granchio. Adesso dice che devo utilizzare il coltello per prendere, credo, la cosa al granchio. Quindi facciamo così. Ah, ok, così, sì. Ok, e quindi? Così? Ah, vabbè, proprio così alla brutta. Va bene. Ok. Lo droppo, va bene. Quindi devo far così, lo devo droppare. E poi naturalmente devo andarla a mettere sul campfire. Ok, oh, finalmente hanno sistemato anche il fatto che la roba volava via dal campfire. Non so se vi ricordate. E quindi anche questa è una gran... che cavolo fai? È una gran bella cosa. Allora, adesso mi dice che devo anche col coltello andare ovviamente a rompere il cocco. Quindi lo facciamo. Ok. Dove vai, cocco? No, vieni qua. Tu mettiti lì e non ti muove. Ok. Devo farlo drinkable. Quindi così gli abbiamo fatto, diciamo, un buco per berlo. E adesso ce lo andiamo a bere. Perfetto. Poi questo è vuoto, quindi riprendo il coltello e me lo vado a rompere. Così questo lo possiamo anche mangiare. Perfetto. Small meat. Ok, adesso sarà cotta. Sì, è cotta, infatti ce la siamo magnata. Perfetto, perfetto. Allora, dobbiamo costruire anche uno shelter che ci servirà come primo riparo e anche per salvare la partita. Quindi lo shelter, eccolo qua. Ci manca del palm frond. Ah, ok, quindi devo tirare giù una palma. Però io volevo fare l'accetta, perché sennò tirarla giù col coltello ci impiego 6 anni e mezzo. Mi servirebbe una roccia. Come sapete dovrebbero esserci ancora i cinghiali, sono sicuro perché li avevo già visti nella partita di prova che ho fatto. In teoria, se ogni tanto mi lago un po', vabbè, in teoria dovrebbero esserci anche i serpenti, che io sappia. Allora, va bene, però mi serve una cacchio di roccia. Non me la puoi dare cortesemente? Dove la trovo io una roccia? La troverò su di qua? No, perché se no tirar giù una palma così veramente ci impiego 3 anni. Quindi volevo sinceramente... Allora, perché una ce l'avevo, però me ne servono 2 per fare l'accetta. Cioè vuoi dire che davvero non ci sono più rocce? Ma non ci voglio credere. Dai cavolo, perché adesso sta venendo anche la notte. Vabbè, se no la tiriamo giù così, ecco, un po' una menata tirarla giù così. Però mi sa che non posso fare altrimenti. Questa non è una roccia. No, mi sa che le ho già prese tutte. Allora, proviamo a tirare giù questa qua, che è anche un po' più piccola. Quindi armiamoci di coraggio, ragazzi. Tiriamola giù col coltellino. Coltellino da burro. Praticamente noi tiriamo giù una palma. Ma va bene, perché noi siamo forti, siamo cazzuti. E quindi va bene così. Vai. Oh, ce l'abbiamo fatta. Vabbè, dai, pensavo anche di impiegarci di più, sinceramente. Allora, il cocco ovviamente me lo prendo. E iniziamo a rompere le foglie qua della palma, che ci serviranno per fare naturalmente il nostro shelter. Ok. Le dobbiamo rompere completamente. Ma me le rompe? Sì, ce l'ha. Dove cavolo è che sono volate via? Ok, c'ho come al solito lo zaino pieno. Allora, facciamo così. Corda non me la posso fare, vero?
No, non posso fare nulla. Va bene. Cacchio, sta venendo buio, ragazzi. Sta venendo buio, devo veramente spicciarmi. Allora, io il fuocherello dove l'ho fatto? Di qua. Devo veramente spicciarmi. Allora, dunque, svuotiamo un po' lo zaino. Allora, questi tiramelo via. Ok, questi qua. No, la spear me la tengo. Allora, il telone me lo butti qua e va bene. Dunque, vediamo se riesco ad andare a recuperare le palme perché non vedo più una ceppa di nulla. Allora, dovrebbe essere qua quella che ho tirato giù. No, ma dove cacchio è? Ma porca miseria. Ah, era qua. No, trunk. Oh, non si vede niente di notte, eh? Porcaccia boia. Allora, io non è che posso farmi magari una torcia. Tra l'altro, vediamo anche questa cosa, perché se posso farmi una torcia non sarebbe neanche male, sinceramente. Vediamo, eh. Allora, sì, però mi serve del clot. Ovviamente non ho. Quindi al momento niente torcia, porca miseria. Bel problema. Un bel problema. Un gran casino. Niente, mi tocca tirare giù un'altra palma più vicino al fuoco, perché sennò davvero non vedo nulla, ragazzi. Ah, qua intanto c'era questo che l'ho recuperato. Ok, dai, tiriamo giù questa. Tanto vabbè, recupero comunque legno e anche il cocco che c'è sopra, quindi ci va comunque anche bene tirarla giù. Eccoci qua. Ok, dai. Meno male che c'è anche la luna qua, ragazzi, così almeno riusciamo a vedere qualcosa. Ok, dai, vediamo di fare così. Perfetto. Oh, allora mi prendo direttamente tutto il blocco qua delle foglie. Così almeno. Allora, con questo mi sa che però non riesco. Devo spezzarle le foglie, giusto? Sì, esatto. Quindi. Allora, dove cavolo me le ha messe? Palma, le butti giù. Perfetto. Adesso ci andiamo a prendere il nostro Kultelein. E via. Che si va. Di coltello. Vai, 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 vai. Spacca tutto. Ok. Perfetto, mi sa che me ne ha date giuste 4. Ok, vai che abbiamo costruito il nostro shelter, che a questo punto mi metto qua sulla bella montagnetta. Tac, perfetto. E adesso intanto salviamo e poi andiamo anche a dormire, così almeno facciamo venire il giorno, ragazzi, perché se no non si vede veramente un'ostia. Ok, e adesso dobbiamo craftare. Ma sì, ma non si vede ancora però, scusami, non posso dormire ancora? No. Cioè, abbiamo dormito, ma c'è di nuovo la luna. Quindi, a che cavolo mi è servito dormire? Abbi pazienza. A un tubo. Cioè, non penso di aver dormito tutto il giorno e tutta la notte. Vabbè, niente. Allora, adesso ci dice comunque di costruire un martello. Vediamo se lo posso già fare. Penso di sì. No, perché mi servono sempre le rocce. E la corda, va bene, la corda non è un gran problema, la facciamo. Il problema è la roccia. Però io a sto punto mi devo per forza costruire un altro campfire, che però non posso farmi perché ho tutta la roba qua. Mo' vatte la pesca a capire dov'è tutta la mia roba. Tarp, eccoli qua. Stick, questo lo prendiamo. Cacchio, sono tutti gli altri stick. Che cavolo. Ma non so perché mi ha fatto. Scusa, ma che ore sono adesso? Ah no, vabbè, sono però le 5:37, quindi in realtà dovrebbe tra poco venire anche il giorno. Ok, niente, allora aspettiamo un attimo. E aspettiamo che venga il giorno. Anche perché a questo punto io, ragazzi, mi sa che mi devo già spostare, perché qua purtroppo rocce non ce ne sono più. E quindi sono abbastanza messo male. Tra l'altro ho nuovamente sete. Allora, intanto questi li prendiamo. Dov'è che era l'altro cocco rotto? Ok. Allora, direi intanto che ci mangiamo questo. E ok. Poi andiamo a bere
rompendo questo. Ok, questo ce lo beviamo. Insomma, abbiamo recuperato qualcosina, non tantissimo, però vabbè. Ok, qualcosina comunque l'abbiamo recuperata. Allora, rompiamo anche questo. Lo mangiamo perché comunque dovrebbe darci, anche mangiandolo, un po' di idratazione, se non ricordo male. No, in realtà no, però vabbè. Sti grandissimi cavoli. Ok, allora, dunque io farei una roba. Mi svuoto un po' dell'inventario, quindi magari lasciamo qua questo, così vado a prendere quello che mi serve a sto punto. Però io ho visto che ho anche questo, quindi facciamo il pieno di acqua intanto. Ok, almeno quello che possiamo. Sì, vabbè, dai, un po' l'ho recuperata e va bene. Allora, questa direi che la possiamo lasciare qua. Benissimo. E a questo punto mi dirigerei verso una zona con qualche roccia in più, perché sennò è un po' un casino. Posso andare là dritto, così... Bisogna stare attenti anche, ragazzi, come sapete, a non perdersi, perché sennò è veramente un enorme problema. Quindi io vado dritto, lascio lì il gommone, di modo che poi torno ad andare dritto al ritorno. Insomma, almeno riesco a ritrovare la via di casa, sperando che non sia eccessivamente lontana. Ecco, quella lì è la nostra isoletta. Vai. Guardate che bello, ragazzi, è sempre stato l'effetto del gommone sulle onde. È qualcosa di spettacolare. E poi so che hanno aggiunto anche tantissimi altri squali, oltre a quelli che c'erano prima. Adesso c'è anche il pesce spada, una marea di pesci. Insomma, hanno aggiunto veramente tante, ma tante cose. E quindi mi piacerebbe, ragazzi, appunto, portare avanti questa seconda stagione. Fatemi sapere, naturalmente, nei commenti cosa ne pensate. Lasciate un bel like se volete che continui. Guardate qua che onda che abbiamo preso. Ecco, un'altra, mamma mia, che spettacolo. Cioè, è una figata. Come è stato reso veramente l'effetto delle onde, è qualcosa di unico. Veramente, veramente bello. Quindi mi raccomando, ragazzi, lasciate like a non finire se volete che continui. Ma sta isola me la stanno spostando o che cacchio? Cioè, la vedo sempre lontano uguale. Vabbè. Però d'altronde mi devo spostare per forza, perché lì ho scelto un'isoletta piccola, purtroppo, all'inizio. E quindi mi diventa un po' un casino, perché era meglio se cercavo un qualcosa di più grande. Forse ci stiamo avvicinando, ragazzi, mamma mia. Sembrava molto, ma molto più vicina. La nostra è laggiù, guardate quanto è lontana. Ok, c'ha degli alberi enormi, questa qua, ottimo. Ha anche dei relitti, come potete vedere, dei relitti anche lì sulla spiaggia, quindi non c'è neanche bisogno che andiamo sott'acqua, perché con gli squali, mamma mia che onde, wow, che spettacolo, ragazzi. È una figata, veramente, qualcosa di unico. Guardate sott'acqua quanti pesci ci sono. Che cavolo è? Cos'è? Squalo, eccolo lì, guardalo. Ah, adesso gli hanno messo anche la musichetta, tipo lo squalo, tipo quella da... Dun 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 dun. Che figata! Questo è uno squalo tigre. Io però ho paura che mi possa comunque attaccare, anche se sono qua sopra. Quindi nel dubbio, assorata, io me ne vado. E figa anche che c'è la cosa... La musica che comunque ti avvisa del pericolo imminente, questa cosa qua mi piace molto. Ok, toh, venitela a pigliare in saccoccia, va? Avete visto che era lì, eh? Guardate, gli squali tigre effettivamente arrivano molto vicini a riva. Dove è andato? Dov'è? Non lo so, ma nel dubbio assorrata di nuovo. Ok. Allora, dai, quindi io ho lasciato il gommone qua, per cui l'isola che vediamo là... Vabbè, dovrei andare sempre dritto, insomma. Ecco qua il maiale. Ciao, cinghiale. Cinghiale, madonna. Un cinghiale, ok. Beh, direi che qua, ragazzi, di risorse ne abbiamo davvero tante. Quindi assolutamente ho fatto bene a spostarmi. Qualche stick lo prendo. Più che altro mi interessano le rocce, che di là non ho.
Ok, voglio stare un po' attento anche ai serpenti più che altro. Perché ho veramente. Non lo posso uccidere, no. Mazza, sprangate con la roccia. Allora, dai, vediamo su questo relitto intanto se c'è qualcosa di interessante. Stando attento allo scudo. Oddio, eccolo. Oh, sti cacchi, qua. Sali, sali. Ma vaffan bagno se arriva vicino, sto schifoso. Ok, ho qualche difficoltà ad andare sul relitto, sinceramente. Ma intanto dammi questa, va, che mi sento un minimo più sicuro. Non che cambi un granché, però. Ma io non ci posso arrivare qua? No, mi fa andare sotto. Ma tua sorella, lo squalo è lì? È subito qua lo squalo, eh. Eccolo lì, guardatelo lì che gira, maledetto. Guardalo, porca vacca, che bestione che è però. No, eh no, però io non voglio andare così sotto, guardalo. Madonna, madonna. Vieni. Squalo maledetto. Sentite che bella la musica quando parte, è fighissima, ragazzi. Porca miseria, oh, sei inabissato, eh. Mica arriva, cioè sta lì. Mi fiuta, ma. Madonna, quasi. L'avevo quasi preso. Muori. Forse l'ho preso. Mi sa che l'ho preso, eh. Forse almeno una gliel'ho data. Porca miseria. Vieni. Basta, ti aspetto. Lì c'è anche una manta. Fighissima. Dove è andato? Sei scappato, eh. Ok, dai, salta su. Ma porca. Ah, oh, ma c'ho il personaggio. Oh, ce l'ho fatta. Ok. Oh, ce l'abbiamo fatta e abbiamo trovato delle vitamine. Va bene. Qua invece cosa c'è? Non ci credo, c'ho già il martello trovato. Che spettacolo, ragazzi. Ho trovato anche già. Dove? Vabbè, io qua sono dentro però, eh. Non è che puoi arrivare qua, ragazzo mio. Sì, come ci esco io di qua? Ok, cortesemente mi fate uscire? Voglio uscire! Cacchio, no, dai, no, non mi dire che mi si è buggato il personaggio, non ci voglio credere. No, ok, fatemi uscire. Permesso, permesso. E dai, mo sono fuori, su. Ma non ci posso credere, dai, sono uscito dalla porta. Oh, ce l'ho fatta, ok. Ok, via da sto relitto prima che mi buggo del tutto. Va bene, ragazzi, allora intanto abbiamo trovato comunque il martello, tra l'altro quello anche raffinato, quindi ancora meglio. Vediamo un girettino così veloce veloce di questa nuova isola. Anche per. Oddio, il serpente! Ok, ci sono ancora anche i serpenti. Va bene. Occhio. Guardalo. Come faccio a tirarlo? Preso! Preso! Ma è vivo il serpente con una lancia infilata dietro? Non posso farmi un'altra lancia, scusami. Foundation. Guardate cosa mi si è. Ah, perché è vero, se tengo in mano il martello mi fa vedere tutto quello che possiamo craftare col martello, giustamente. Ma non muore il serpente, magari? Una lancia, datemi una lancia. Vi prego. Bella lì. Vediamo se riesco a beccarlo ancora. Preso! Steso il serpente, ragazzi. Figata. Ok, allora questo non mi fa fare nulla, però in teoria col coltello, esatto, mi posso prendere la pelle di serpente anche. Vabbè, fai un verso un po' schifoso. Mi ha dato la pelle, small meat. Ok, perfetto, quindi possiamo prendere carne anche dai serpenti. Che spettacolo, ragazzi, mamma mia. È veramente, veramente una figata. Problema è che mo c'ho tutto lo spazio pieno. Bene. Allora, fai così, molla giù un attimo questo. Ok, mangiati questo. Allora, intanto mi mangio un paio di frutti perché. Ok. Ah, non potevo mangiarli?
Ok, chiedo scusa. Mi sono avvelenato, ma è perché la frutta, scusa, non potevo mangiarla io. Che problema c'è a mangiare la frutta? Non lo so, ma evidentemente... evidentemente non si poteva. Questa che roba è? Ah, è un altro relitto. Figo. Fighissima sta cosa. E questo è anche un bel relitto. Bello grosso, devo dire. Cosa c'è? Nulla. Che spettacolo, ragazzi. Ci sarà qualcosa là sotto, immagino. Sicuro. Eccolo qua. Cacchio, cosa mi hai dato? Carburatore, pezzi del motore. Anche questi ci serviranno. Oh, fammi uscire. Fammi uscire, maledetto. Vai, 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 vai. Wow. Mamma mia, ma non mi faceva più uscire. Ok, comunque anche quelli ci serviranno un bel po'. Però devo svuotarmi un po' l'inventario e va bene. Dunque, qua abbiamo già tanto da esplorare su quest'isola. E quindi lo faremo. Lo faremo naturalmente nel prossimo gameplay. Sta anche iniziando a piovere. Avessi il coso che raccoglie l'acqua, porcaccia la miseria. Avevo anche un bel po' di risorse a gratis. E vabbè, fa niente. Va bene ragazzi, allora dai, io direi che concludo qua questo primo gameplay della seconda stagione dedicato a Stranded Deep. Mi raccomando ragazzi, forza, forza con i like. Non ve li scordate perché sono veramente, veramente importantissimi. Naturalmente condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. E io a questo punto vi saluto e noi ci rivecchiamo come sempre al prossimo gameplay. Ciao belli!